Buonasera a tutti, bentrovati nel nostro spazio virtuale sulla pagina Facebook della Biblioteca Antoniana, un'area e uno spazio che abbiamo individuato per poter condividere con voi il nostro omaggio dei libri. In verità, per poter proseguire soprattutto nelle attività culturali che la biblioteca da sempre propone. E in queste attività culturali non manca mai un focus, un'attenzione all'archeologia. In genere è di mio supporto sempre Mariangela Catogno in queste attività, l'archeologa Mariangela Catogno che questa sera è con noi e che saluto. E il mio saluto va anche al professor Federico Marazzi. Sono Ciao, veramente. buonasera a tutti. Bene, bene. È una grande occasione per la Biblioteca Antoniana. Io vi ringrazio perché questa sera per una tematica importante, Ischia e il Mediterraneo, l'antichità e il Medioevo, e entriamo appunto in quella che è l'esperienza anche di un uomo che ha dedicato tutta la propria esistenza alla ricerca archeologica dal momento in cui è entrato in contatto con i primi reperti nella sostituzione del pavimento del santuario di Santa Restituta, appunto il carissimo Don Pietro Monti. La Biblioteca Antoniana, proprio il 27 maggio del 2018, inaugurava un fondo a lui dedicato. Don Pietro ha avuto il pensiero di voler donare alla comunità la propria biblioteca personale, nonché il proprio archivio, e li ha convogliati qui alla Biblioteca Antoniana. Un grandissimo privilegio per tutti noi, perché significa entrare in contatto con quella che era la vera missione di Don Pietro. In quegli appunti, anche nei testi sottolineati con note a margine, c'è tutta la sua esistenza, tutto il suo impegno, la sua passione, il suo amore per il territorio, che ci auguriamo di saper trasmettere attraverso occasioni come queste, volte soprattutto alla consapevolezza del patrimonio che ci troviamo a dover difendere, perché ciascuno di noi possa essere parte attiva in questo enorme progetto. Tuttavia vi sono gli specialisti e quindi veramente un particolare ringraziamento a Mariangela Catogno, che allieva di Don Pietro Monti ancora oggi attraverso collaborazioni con la soprintendenza, con la diocesi di Ischia, si impegna tutti i giorni nella difesa del nostro patrimonio. E il professor Federico Marazzi sappiamo tutti, ordinario presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per la cattedra di archeologia cristiana e medievale, ma soprattutto so aveva un particolare rapporto anche con Don Pietro, che mi auguro possa emergere questa sera nella nostra conversazione. Perché per l'Antoniana l'archeologia è Don Pietro, ma Don Pietro, come tutti coloro che hanno dato il proprio impegno alla ricerca archeologica, tra i fondatori del Centro Studi sull'isola di Ischia, Giorgio Buchner, e tutti coloro che sono passati di qua, grazie anche all'impegno di Mariangela Catogno, abbiamo incontrato veramente tantissimi studiosi della nostra archeologia. Questa sera però è veramente una di quelle occasioni che mi auguro nessuno possa perda. Ecco, c'è l'opportunità di rivedere questa diretta sulla nostra pagina e sono certa che rappresenterà un patrimonio anche per tutti noi, anche se in una modalità diversa, ecco, di fruizione. Comunque, in ogni caso, non voglio sottrarre tempo ai miei ospiti, a cui lascio immediatamente la parola. Quindi passo subito la parola a Mariangela Catogno. Grazie Lucia, grazie per questo spazio dedicato all'archeologia. La tua sensibilità verso il nostro patrimonio archeologico è dimostrato ogni anno con tutta una serie di appuntamenti dedicati appunto alla nostra storia più antica. Io stasera sono felicissima perché mi accompagna un amico di Ischia. Prima che uno studioso di Ischia, un grandissimo amico della nostra isola, e stasera cercheremo di tracciare diciamo un percorso
diverso. Spesso mi avete sentito parlare soprattutto del periodo greco, del periodo ellenistico, del periodo romano. Stasera invece arriveremo a toccare delle fasi che forse sono meno note al pubblico, ma sicuramente altrettanto note agli specialisti. Ischia è sicuramente legata diciamo, all'essere la prima colonia greca in Occidente. Grazie agli scavi di Giorgio Buchner noi siamo famosi in tutto il mondo. Tuttavia, però, Ischia ha tanto altro da raccontare e stasera proveremo a farlo. Lo faremo in vari modi, raccontando persone, raccontando luoghi, raccontando la cultura materiale della nostra isola. E proprio per questo volevo iniziare chiamando appunto in causa Federico, con un suo ricordo personale, di Don Pietro Monti. Visto che Federico ha iniziato il suo percorso, archeologico, di studi archeologici proprio qui ad Ischia. E quindi, mi farebbe piacere, ecco, che tu, ci delineassi, un po' quelli che sono stati i tuoi primi contatti con, Don Pietro. Allora, intanto grazie per l'invito alla direttrice, e un invito che mi onora molto e che mi fa piacere proprio perché, come ricordavate prima, io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Don Pietro molto tempo fa. Era un periodo ovviamente, dunque dovremmo passare a schermo, ma andare alle prime diapositive. Un attimo che ci vado io stesso. Secondo solo. Ecco qua. Allora, queste sono, diciamo, foto che vengono dall'album di famiglia proprio dei ricordi, insomma, che risalgono veramente a molto tempo fa. Il rapporto con l'archeologia di Ischia e quindi anche con Don Pietro è un rapporto che è nato, diciamo, anche molto prima che io cominciassi a fare l'archeologo, perché con la mia famiglia andavamo in vacanza a Ischia fin dagli anni 60. Mia madre è stata una mia madre, che vedete anche in queste immagini, è stata una assidua frequentatrice delle terme ischitane, e così come ovviamente mio padre che l'accompagnava, e io con loro ho fatto le vacanze a Ischia per tutta quanta la mia infanzia e la mia giovinezza. E l'incontro con Don Pietro, dato che mio padre e mia madre erano appassionati di queste cose, fu un incontro di amicizia, un contatto, diciamo, di carattere familiare, non era un contatto, diciamo, istituzionale. Quindi si andava a trovare Don Pietro perché era una persona alla quale era bello andare a fare visita, perché mia madre faceva piacere andare ad ascoltare la messa a Santa Restituta, quindi ci si inoltrava. Ecco, queste foto che vedete sono state fatte quando io ero già, diciamo, più grandicello, avevo una ventina d'anni, e sono state fatte proprio nell'ottica di un incontro di tipo molto privato, molto, molto familiare. E poi accaddero altre cose. Mio fratello, che è archeologo anche lui, ha iniziato a scavare sull'isola di Vivara alla fine degli anni 70, un progetto di ricerca che conduce ancora adesso, e quindi si strinse poi un'amicizia anche con Giorgio Buchner e con David Ridgway, che vedete nella immagine meravigliosa in alto a destra, che appunto ci ricorda questi due studiosi così importanti per l'archeologia di Ischia e non solo. E quindi, diciamo, c'era questa consuetudine di incontrare gli archeologi ischitani come fossero appunto degli amici che era bello vedere per chiacchierare, per scambiare idee, impressioni. E poi piano piano è accaduto che io ho scelto a mia volta di fare l'archeologo, e che questa scelta sia caduta su un periodo storico molto diverso da quello di cui si occupa mio fratello, che è uno specialista del secondo millennio avanti Cristo. Io invece mi sono immediatamente appassionato al periodo della transizione fra l'antichità e il Medioevo, e quindi, come dire, la mia predilezione per il campo di studio a cui si dedicava Don Pietro è stata automatica. E devo dire che allora non mi rendevo pienamente conto
di quanto fosse innovativo quello che Don Pietro stava facendo. L'ho capito col tempo, l'ho capito, diciamo, approfondendo poi piano piano anche la consapevolezza di quello che era stato il percorso evolutivo della mia disciplina, che era appunto l'archeologia post-classica in generale, ma insomma l'archeologia medievale, che come sappiamo in Italia ha una storia ancora relativamente recente. E Don Pietro, ecco, va ricordato, non era stricto senso un praticante dell'archeologia cristiana nel senso più tradizionale del termine, perché ovviamente l'archeologia cristiana ha una tradizione molto lunga in Italia, ha una tradizione più che secolare, ed era però un tipo di archeologia che badava nell'ottica, nella visione di studiosi come Giovanni Battista De Rossi, Orazio Marucchi, Pasquale Testini e così via discorrendo, Larmellini, insomma quelli che sono stati i padri fondatori di questa disciplina, aveva un'ottica soprattutto incentrata sulle pratiche del culto cristiano, quindi l'archeologia, le suppellettili. Don Pietro invece aveva una visione, come queste immagini testimoniano e come ancora chiunque vada a vedere l'antiquarium di Santa Restituta può constatare, aveva una visione da archeologo tout court, a 360 gradi, era interessato a tutte le manifestazioni materiali delle varie civiltà. Sappiamo che lui naturalmente non si è solo limitato allo studio delle fasi appunto tardo-antiche, ma ha anche dato molto per quello che riguarda, Mariangela questo lo sa bene, per quello che riguarda le storie dell'Ischia più remota sostanzialmente, però è stato veramente una persona che ha arato per primo un campo che era completamente vergine, nella misura in cui ha riconosciuto l'importanza, e lo ha fatto per primo in questo senso, bisogna proprio dirlo, perché poi nei suoi studi ha commesso anche degli errori, ha potuto produrre valutazioni che col tempo si sono rivelate inesatte, ma è tutto un tipo di percorso che chi per primo affronta un tema può naturalmente condurre anche, imparando proprio sul campo a riconoscere, a studiare i materiali, e poi ovviamente il prosieguo delle ricerche che permettono su queste basi di continuare. Quindi Don Pietro è una persona che va veramente valutata con grande ammirazione, con grande deferenza, si usava dire un tempo, per il rispetto che si deve portare a una persona che ha intuito qualcosa che altri non vedevano, considerando anche il fatto che la legge italiana, diciamo, non riconosceva e di fatto neanche oggi riconosce ancora completamente, anche se nei fatti la cosa è stata in qualche modo superata, ma sicuramente ai tempi in cui lavorava Don Pietro non riconosceva il periodo successivo al 476 come parte delle testimonianze archeologiche riconosciute come tali dallo Stato, cioè ciò che non era antico, tra virgolette, che non apparteneva al periodo etichettato storiograficamente come antichità, non rientrava nelle competenze delle sovrintendenze archeologiche. Quindi questo significava che materiali che erano praticamente databili in epoche ricadenti a cavallo della fine dell'antichità o anche dopo, spesso e volentieri venivano fondamentalmente lasciati a se stessi, abbandonati, privi di interesse, spesso e volentieri neanche rilevati. E questo va detto soprattutto per materiali come quelli su cui si vede Don Pietro impegnato nello studio in queste immagini, erano per esempio i materiali ceramici, che venivano considerati in generale poco degni di attenzione dall'archeologia più passata, più tradizionale, e certamente ancora di meno lo erano per culture come quelle del tardo antico e dell'alto medioevo, che venivano valutate dal punto di vista soprattutto artistico, monumentale. Quindi la riconoscenza verso il lavoro fatto da Don Pietro, che poi è approdato in alcune importanti pubblicazioni che sono ancora oggi per lo studio di Ischia fondamentali, ripeto, al netto di tutta una serie poi di nuove acquisizioni, e quindi che hanno obbligato ovviamente a rettificare magari alcune cose che lui affermava, però sono ancora oggi la base ineludibile per immaginare qualsiasi tipo di studio che tenga conto appunto dell'isola di Ischia in un periodo storico che è quello che poi fondamentalmente getta le basi della struttura dell'insediamento attuale di Ischia. Quindi diciamo l'identità della Ischia di oggi, quella che noi vediamo, quantunque molto alterata durante il XX secolo, con i suoi sei comuni, con le sue borgate, è la Ischia che si forma
quando praticamente si scavalca lo spartiacque tra l'antichità e il Medioevo e via via la struttura insediativa antica viene sostituita da quella medievale. Io ricordo questa foto, mi è molto cara, che nel 1985 andammo con una serie di colleghi della Sapienza di Roma, dove io allora studiavo, la prima a sinistra che vedete è Anna Maria Giuntella, la docente, allora giovane docente che ci accompagnò, della cattedra di archeologia cristiana della Sapienza di Roma. Purtroppo Anna Maria è venuta a mancare molto presto, lei poi era diventata professore ordinario di archeologia medievale all'Università di Chieti. Avevamo avuto proprio da Don Pietro l'invito a venirci ad occupare di aiutarlo, diciamo, sullo studio di questi materiali. Quindi noi avemmo la possibilità, proprio intorno alla metà degli anni Ottanta, di studiare insieme a lui queste cose che erano via via uscite dal terreno e che avevano praticamente permesso di inquadrare con dovizia di particolari tutta una serie di aspetti poi della storia di Ischia, dei quali magari parliamo successivamente. Ecco, quindi diciamo in qualche modo forse ho risposto alla domanda di Mariangela, portando anche, come dire, a conoscenza vostra questi aspetti che a livello proprio così della storia, della vita di ciascuno ti conducono poi verso dei risultati che non ti aspetti neanche quando il tuo approccio all'isola è quello delle vacanze, sostanzialmente. Come tu giustamente dicevi, insomma, l'area archeologica di Santa Restituta è interessantissima. Copre un arco cronologico che va dal 1300 avanti Cristo, cioè con le evidenze rinvenute nell'area, fino al periodo tardo antico, alto medievale. E ovviamente è merito di Don Pietro l'aver scoperto tutto questo, ma è vero anche che Don Pietro è riuscito nel tempo a fare tante ricognizioni sul territorio isolano. Infatti, un altro dato fondamentale che secondo me va sottolineato: noi conosciamo una serie di insediamenti, di tracce della presenza umana in queste fasi, appunto il periodo sia tardo antico che alto medievale, sul territorio dell'isola, grazie al fatto che lui ha conservato, ha notato nei suoi inventari le aree di provenienza dei materiali che sono esposti nelle vetrine. Infatti, recentemente noi stiamo lavorando su questi materiali e sono venute fuori anche altre notizie della presenza di altri insediamenti sul territorio, dislocati sul territorio, che magari dopo ce ne parlerai, di cui poi dopo ci parlerai, e che in qualche modo fanno capire come la storia dell'isola d'Ischia non può essere conclusa soltanto al periodo romano, ma una tradizione, ecco, che prosegue nel tempo e che in qualche modo è importante, inserendo nuovamente Ischia nei circuiti commerciali del Mediterraneo. Ecco perché noi abbiamo scelto questo titolo, proprio perché diciamo, questa vocazione che Ischia ha di essere un po' punto di partenza, punto di luogo di transito di tante, di, delle, delle vari, dei vari percorsi nei commerci dall'Oriente verso l'Occidente. Ischia ha sempre in qualche modo giocato un ruolo fondamentale e anche per quest'epoca sostanzialmente si può tranquillamente affermare. Giustamente tu sottolineavi quanto il percorso di Don Pietro verso la conoscenza dell'area archeologica è stato un percorso in divenire, nel senso che le prime pubblicazioni di Don Pietro, quella del 1968, da un'interpretazione, appunto, parla non aveva ancora capito di aver rinvenuto l'antica basilica, insomma, aveva dato altre interpretazioni. Nel tempo poi queste sono cambiate. Ecco, allora, cerchiamo di delineare un po' anche i vari step, il percorso appunto di conoscenza dell'area archeologica da parte di Don Pietro, come giustamente tu dicevi, hai accennato alle varie pubblicazioni, ma in particolare, insomma, a quelle che sono le realtà più importanti di Santa Restituta per quanto riguarda queste fasi. Allora, ricollegandomi a una cosa che tu dicevi, mi preme sottolineare che in realtà è solo grazie al lavoro fatto da Don Pietro che oggi
possiamo riconoscere l'esistenza di determinati insediamenti e di determinati siti archeologici sull'isola d'Ischia, perché lui ha agito proprio negli anni, diciamo, più selvaggi, vogliamo dirlo, della trasformazione edilizia dell'isola d'Ischia, ragione per la quale tutta una serie di situazioni che lui ha individuato sul terreno è praticamente oggi definitivamente perduta, inaccessibile, cioè tutta una serie di siti che lui ha individuato, se oggi ci andiamo, sono assolutamente irriconoscibili, ma soprattutto irrimediabilmente perduti per l'archeologia. E questo bisogna dire che lui lo ha salvato, diciamo, dall'oblio, questo tipo di paesaggio dell'isola d'Ischia, andando anche contro spesso e volentieri non solo ovviamente quelli a cui lui andava a rompere le scatole, perché magari andava a raccattare i cocci, andava a fare fotografie, andava a registrare evidenze in situazioni in cui magari giustamente i proprietari avrebbero preferito che non li si sfrocoliasse troppo. Ti posso dire che tanti portavano anche a Don Ecco, dall'altra Pietro. parte, ecco, infatti stavo Perché per Don dire Pietro era riconosciuto un po' come, insomma, personalità importante nella conservazione della storia isolana. proprio questo, cioè dall'altra parte però lui era un personaggio che non veniva percepito come, diciamo, un poliziotto dell'archeologia, come purtroppo spesso invece l'archeologia, diciamo, di Stato viene riconosciuta e percepita dal territorio, e quindi, come tu giustamente dicevi, le persone a volte lo informavano di quello che trovavano e lui faceva tesoro di tutto questo, non scartando nulla. Laddove invece, come ripeto, spesso e volentieri le sovrintendenze avevano anche le mani legate per certi versi ad intervenire su contesti, diciamo, ibridi dal punto di vista giuridico, perché si presumeva, secondo la legislazione vigente, che se si trovava qualche cosa di post-antico andava delegato come scoperta e come studio e come eventuale provvedimento di tutela alla sovrintendenza ai beni architettonici. Adesso tutto questo non esiste più perché le sovrintendenze sono state unificate, molti non sono d'accordo con questo cambiamento, io invece penso di sì, e credo che Don Pietro in questo senso sia stato un antesignano di una visione globale dell'archeologia che non faceva distinzione di importanza tra i vari periodi ed è stato quindi uno di quei soggetti che hanno fatto sì che fosse possibile l'archeologia di un determinato territorio. Quindi io in questo periodo sto studiando un'altra figura simile a quella di Don Pietro, che è stata la figura del monaco benedettino Don Angelo Pantoni, che a Monte Cassino ha fatto la stessa cosa, cioè fondamentalmente ha immaginato che Monte Cassino potesse essere un sito archeologico oltre che un luogo di culto, e quando gli è stato possibile, soprattutto anche durante le ricostruzioni succedutesi alla guerra con la distruzione di Monte Cassino, ha permesso di riscoprire Monte Cassino, per esempio, come un luogo di frequentazione protostorica, per dire. Queste sono persone alle quali dobbiamo tutto, perché poi è facile giudicarli e dire questo non va bene, quest'altro potevi fare meglio, ma questi hanno lavorato veramente come dei pionieri, quindi insomma è un debito appunto inestinguibile. Sono lieto che la biblioteca ospiti quindi il lascito di Don Pietro, perché il suo era un lavoro che aveva tra l'altro ante litteram una forte vocazione di archeologia pubblica. Quando noi oggi visitiamo l'area di Santa Restituta, ahimè, oggi chiusa, e io mi auguro e lo dico in questa, diciamo, tribuna virtuale ischitana, al più presto riaperta e de decorosamente resa di nuovo accessibile al pubblico, ci accorgeremo che lui, in periodi in cui la museografia era assai più paludata di oggi, aveva studiato una serie di escamotage espositivi che non erano semplicemente l'ostensione dei reperti nelle vetrine, ma erano per esempio la ricostruzione dei telai, delle officine, delle fornaci. Cioè, queste sono cose che fanno parte della cosiddetta experimental archaeology, che è stata di moda in Inghilterra a partire dagli anni 70 e che in Italia adesso sta approdando, diciamo, considerando che queste cose non sono pagliacciate, non sono, diciamo, trovate, come si suol dire, disneyane, ma sono al contrario sistemi che vanno implementati per permettere alla persona ignorante, come io stesso sono quando magari vado a visitare un sito preistorico, perché non sono uno specialista di preistoria, di capire quello che sto vedendo.
Quindi lui lo ha fatto anche questo ante litteram, ma gli va riconosciuto. Parte 2 della tua domanda, invece, è giustamente il posto di Ischia all'interno del contesto appunto mediterraneo di cui stavamo iniziando a parlare. Ecco, questo è un tema ovviamente molto, molto complesso che io affronterò in modo estremamente, estremamente rapido, perché dobbiamo ovviamente rispettare una tempistica adeguata, insomma, ad una conferenza che non è un corso universitario, e quindi, come dire, però voglio solo accennare al fatto che il mondo antico, quello appunto dominato dall'impero romano, era un mondo, diciamo, faccio la scoperta dell'acqua calda dicendo questo, un mondo di grandi traffici commerciali. Era un mondo in cui viaggiavano cose e persone in una maniera assolutamente comparabile per volume in proporzione al numero di persone esistenti all'interno dell'impero romano, assolutamente comparabile a quella odierna. Cioè noi avevamo ovviamente un Mediterraneo che era un Mediterraneo che l'archeologia ha permesso di riconoscere come un Mediterraneo che soprattutto attraverso le vie d'acqua permetteva alle persone e agli oggetti di entrare in contatto gli uni con gli altri. Per cui noi facilmente possiamo trovare anfore palestinesi in Britannia o possiamo trovare ambra britannica, magari appunto nell'Oriente Mediterraneo. E questo avveniva sulla scorta di rotte e di percorsi che erano chiaramente già antecedenti all'età dell'impero romano, ma che durante il periodo dell'impero romano erano naturalmente facilitati diciamo, uniformità politica del Mediterraneo e dalle infrastrutture che nel frattempo Roma aveva creato a livello sia stradale che portuale. Una delle tipiche, diciamo, maniere di riconoscere la diffusione delle merci attraverso tutto quanto il Mediterraneo è proprio quella della lettura della diffusione di alcune grandi produzioni ceramiche, perché la ceramica viaggiava molto, era un oggetto di consumo quotidiano e soprattutto non si degrada all'interno dei siti archeologici, quindi è facile ritrovarla. È molto meno facile riconoscere, per esempio, quanto viaggiassero altri tipi di oggetti, come per esempio, non so, i tessuti, che pure erano ampiamente commerciati nell'impero romano, ma la loro recuperabilità all'interno dei siti archeologici è, sai, più problematica. Quindi noi abbiamo, ripeto, un ecumene, diciamo, una economia globale a livello mediterraneo che era affidata a delle strutture che a noi possono sembrare per certi versi primitive, quindi a una nautica chiaramente che era caratterizzata da barche che non avevano i tipi di propulsione a cui siamo abituati oggi, ma che erano comunque in grado di movimentare cospicue quantità di merci, di portarle a destinazione in maniera efficiente, ma era anche un tipo di nautica che, per esempio, utilizzava una rete di interscambio tra mari, fiumi e laghi che era molto più capillare di quella che noi abbiamo, per esempio, oggi in Italia. Questo tipo di realtà legata appunto agli scambi e agli interscambi fra mari e fiumi ha fatto sì che Roma fosse a tutti gli effetti marittima al tempo di cui stiamo parlando. Ed è un tipo di organizzazione che era basata su grandi infrastrutture portuali, come quelle per esempio che potete vedere in questa immagine che riproduce i porti di Cartagine, di Alessandria, di Costantinopoli e poi il porto di Traiano a Roma, che era quello che aveva sostituito Ostia nel periodo imperiale, ma anche una serie di piccoli scali commerciali che erano disseminati ovunque. Sulle isole e come sulle penisole, come sulle coste sabbiose, dove il basso pescaggio delle imbarcazioni permetteva lo sbarco e lo spiaggiamento delle imbarcazioni stesse. Quindi, diciamo, era un sistema estremamente articolato che l'archeologia subacquea ha permesso di riconoscere in maniera ormai diffusa, capillare in tutto il Mediterraneo, e di cui la fase tardo-antica è una importante appendice, perché è una fase nella quale interviene in maniera ancora più decisa di quanto non fosse avvenuto nel primo impero, la mano statale nella facilitazione di una serie di commerci e soprattutto di spostamenti di merci che dovevano servire al mantenimento delle truppe, al vettovagliamento delle truppe, ma anche al sostentamento di alcuni grandi centri urbani, tra cui ovviamente
prima di tutti Roma. Ovviamente la ceramica fine viaggiava insieme alle anfore, quindi noi spesso e volentieri nei relitti troviamo i grandi carichi di merci che venivano movimentati tramite le anfore, insieme a oggetti che costituivano in qualche modo i guadagni collaterali dei naviculari, come venivano chiamati allora, cioè degli armatori che portavano appunto queste merci da un lato all'altro, ma che comunque costituivano un aspetto anch'esso piuttosto importante del mondo di cui stiamo parlando. Questo tipo di contesto, diciamo, mediterraneo, che fondamentalmente era stato costruito nel corso dell'Impero Romano, è un tipo di contesto che si mantiene in vita anche molto dopo la fine dell'Impero Romano stesso, cioè il 476. Noi abbiamo chiaramente una continuità che permette a questi mercati transmarini costituitisi intorno alle rive del Mediterraneo fino a quando non avviene l'espansione araba nel Mediterraneo stesso durante il VII secolo e avviene, diciamo, il restringimento abbastanza repentino dell'impero bizantino all'interno di una prospettiva che da mediterranea e, come dire, generale erede della tradizione romana si va sempre più racchiudendo all'interno della zona egeo-anatolica e ionia, con ormai un mondo arabo-islamico che dilaga in tutto il Mediterraneo orientale e meridionale e che costituisce il perno di un nuovo sistema commerciale che non è più incentrato sul Mediterraneo, dato che fra l'altro nel frattempo l'economia dell'Europa era molto decaduta, si era molto semplificata rispetto al periodo romano, ma era un mondo che era incentrato su relazioni transmarine che guardavano piuttosto all'Oceano Indiano e a tutto quello che poteva essere il collegamento con mondi più lontani come quello appunto indiano, quello anche africano e quello cinese, di cui appunto il mondo arabo si fa tramite poi quando piano piano l'Europa riprenderà vigore. Ischia, in questo contesto, nel contesto quindi del Mediterraneo romano, è uno snodo importantissimo perché costituisce uno scalo praticamente in prossimità dei grandi porti di Napoli e Pozzuoli, che a sua volta costituisce anche il punto di innesto di una serie di produzioni, soprattutto ceramiche, che l'isola realizza imitando a un livello spesso molto alto come fosse, diciamo, una piccola Cina in miniatura, era Ischia, se vogliamo, da questo punto di vista, perché imitava con una certa efficacia le produzioni più industrializzate e più diffuse del tempo, come quelle della ceramica da tavola che proveniva dalle zone del Nord Africa. A Ischia tutto questo veniva, diciamo così, imitato, veniva in qualche modo replicato. E soprattutto questo avveniva quando nell'isola si viene a sviluppare, accanto all'insediamento romano di Enaria, una ripresa dell'insediamento che un tempo era stato di Pitecussai, che poi appunto è il sito su cui Don Pietro ha lavorato, quello che noi chiamiamo di Santa Restituta, ma che in realtà non era Santa Restituta solo in quanto tale, quello che in questa immagine vedete indicato dalla croce, circondato da una serie di siti di necropoli che sono quelli indicati, scusatemi, dalla bruttura del simbolo, da questi tre teschi, ma soprattutto da un'area produttiva che era quella che si trovava appunto nella zona dell'attuale piazzale di Santa Restituta e in direzione poi della salita che porta a Villa Arbusto. E tra queste zone c'era poi un'area di abitato di cui sono stati intuiti alcuni elementi da Don Pietro, ma che ovviamente è stata completamente cancellata dallo sviluppo della Lacquameno moderna. Quindi, non so se vedete ancora lo schermo, se si può bloccare anche la visione dello schermo, perché effettivamente, insomma, ecco, penso su questo di aver risposto grosso modo alla tua domanda. Poi ovviamente si può approfondire sui materiali che sono stati trovati a Santa Restituta, se vuoi. Come tu dicevi, Don Pietro ha in qualche modo
fatto un discorso a tutto tondo, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Lacco Ameno. Come dicevamo pure prima, in realtà i rinvenimenti sono stati anche in altre zone del territorio isolano, in particolare per esempio penso a Cilento, ad Ischia, nel comune di Ischia, penso pure ad esempio all'area Casamicciola Alta, la Sentinella, anche da lì provengono dei materiali tardo antichi, alto medievali. Insomma, adesso che stiamo iniziando a lavorare su questi materiali, abbiamo visto come c'è una mappatura ben precisa e che quindi dimostra come c'era una vitalità su tutto l'intero territorio e che quindi non era esclusivamente legata al territorio di Lacco Ameno. È chiaro che Lacco in questo momento era sicuramente il centro più importante dell'isola, ma era tutta abitata anche, penso, alla zona di Toccaneto, cioè le zone alte dell'isola, quelle proprio in alto sulla cima dell'Epomeo, hanno restituito anche lì materiali di quest'epoca. E quindi vediamo come attraverso la cultura materiale di quest'epoca riusciamo a ricostruire, una fisionomia ben precisa anche per quest'epoca, e soprattutto poi questo si inserisce in un discorso molto più ampio che vede Ischia come un centro produttore fin dalla fondazione dell'antica Pitecussa, ma di fatto diventa un centro importantissimo anche durante l'epoca ellenistica. Del resto, tutto ciò viene documentato proprio dal sito di Sant'Aristituto attraverso le fornaci ellenistiche. E quindi, questa tradizione che tu giustamente raccontavi si inserisce in un contesto molto più ampio, molto più articolato e che dimostra quanto Ischia, insomma, abbia una storia millenaria interessantissima e che vale sempre, insomma, è importante conoscere. So che hai preparato delle slide che ci mostrano un po' di materiali, in particolare ci sono degli oggetti particolari che Don Pietro ha recuperato nel sito di Sant'Aristituto, penso alla matrice di Lucerna, penso ad alcuni materiali sia di importazione che di produzione, perché ovviamente, come sottolineavi, è interessante anche capire come vengono recepiti i modelli. E quindi come poi successivamente vengono rielaborati. E quindi Ischia in questo senso entra alla grande in un discorso molto ampio. Quando ho accompagnato il direttore dei musei dei campi direttore dell'area archeologica dei Campi Flegrei, giustamente visitando Sant'Aristituto, dice è una nuova cripta Balbi. In realtà non è una nuova cripta, giustamente lui diceva per l'importanza della presenza dei materiali. È un discorso molto complesso, ovviamente che va affrontato in modo quanto più possibile preciso, però sicuramente l'area archeologica di Santa Restituta è un luogo straordinario per poter conoscere il territorio dell'isola di Ischia. Ecco, allora mi farebbe piacere se tu riuscissi a mostrare dei materiali, perché credo che essendo in questo momento il museo chiuso, ne vale ancora di più la pena mostrare ciò che è il materiale che è presente sulla nostra all'interno dell'area archeologica di Santa Restituta, anche alla luce che c'è la possibilità di mostrare materiale appunto prodotto a Ischia. Allora, sì, ecco, senz'altro questo ovviamente lo faccio volentieri, voglio ricollegarmi a un paio di cose che tu dicevi perché ovviamente hanno precisato e contestualizzato su alcuni dettagli non secondari quello che io dicevo prima. Ischia, noi sappiamo, voi ischitani lo sapete ancora meglio di me, che è tuttora, ma è stata ancora di più in passato, un'isola che ha avuto però la particolare caratteristica di non essere uno scoglio in mezzo al mare, ma di essere un'isola con un suo universo produttivo legato anche all'agricoltura. Ancora oggi ovviamente l'isola di Ischia produce alcune eccellenze assolute, il vino ovviamente è primo fra tutti, ma noi sappiamo che l'isola ha sempre avuto, anche grazie alla qualità del suo suolo, un orizzonte di produzioni agricole molto importante. Quindi naturalmente questo tipo di retroterra ha facilitato insediamenti in zone variegate del territorio, che poi sono state zone spesso e volentieri
che sono diventati luoghi anche di rifugio della popolazione isolana quando è cominciata l'esposizione di Ischia alle scorrerie islamiche nel Mediterraneo, perché quello è un altro grande buco nero dell'isola di Ischia che ancora non si conosce, perché vogliamo ricordare il fatto che i materiali trovati da Don Pietro a Santa Restituta si arrestano in maniera praticamente totale con l'arrivo proprio delle prime scorrerie islamiche nel Mediterraneo, quando in pratica gli insediamenti costieri vengono abbandonati, e questo non avviene solo a Ischia, ma per esempio avviene in Sicilia, è stato riscontrato in Sardegna. Pensate che in Sardegna l'intera città di Cagliari si trasporta all'interno delle lagune con la costruzione dell'insediamento di Santa Gilla nella zona più riparata delle lagune, proprio perché Cagliari era troppo esposta alle incursioni islamiche. Quindi c'è tutto questo momento molto lungo dell'isola che poi giunge fino alla grande ripresa che l'isola conosce nel tardo Medioevo, che è totalmente ancora, diciamo, da esplorare, che nemmeno la pur tentacolare attività di ricerca condotta da Don Pietro ha permesso di chiarire. Ma quello che appunto tu stavi dicendo è la giusta, come dire, notazione rispetto al fatto che un luogo di particolare effervescenza produttiva e commerciale come Santa Restituta si capisce anche nel quadro di un'isola che era interamente florida dal punto di vista demografico e produttivo, e in questo senso invece le ricerche e le puntualizzazioni dei vari insediamenti compiuti da Don Pietro hanno permesso di chiarire questo aspetto in maniera molto, diciamo, molto chiara. Dal punto di vista proprio dei materiali che invece tu giustamente mi sollecitavi a mostrare, ecco, voglio ricordare come per esempio un ritrovamento fortunoso su cui lavorai con il collega Marco D'Agostino negli anni 80, che fu quello dello scavo dell'ex proprietà Migliaccio a poche decine di metri da Santa Restituta, aveva permesso di comprendere come anche lo stesso sito di Lacco Ameno fosse in realtà molto più esteso e appunto articolato rispetto alla pur ricca situazione che gli scavi di Santa Restituta avevano messo in luce, con una intensissima frequentazione di epoca tardoantica che era stata riconosciuta come suddivisibile almeno in due fasi, una databile al IV secolo e un'altra invece databile al VI-VII secolo, con quindi una diciamo estensione di questo insediamento assolutamente rilevante. Poi giustamente tu ricordavi che ci sono delle tracce molto chiare del fatto che Ischia fosse un sito produttivo, il fatto che sia stata trovata questa matrice, questo calco di Lucerna con delle chiaramente decorazioni, questo è un calco evidentemente esausto, usato più volte per produrre lucerne, ci dimostra come appunto a Ischia si tentasse con successo di produrre queste imitazioni appunto delle più quotate merci africane, ma che a Ischia trovavano comunque un luogo di riproduzione abbastanza importante. Così come a Ischia vediamo appunto giungere contenitori da trasporto di provenienza transmarina, come per esempio questa anfora africana che vedete sulla sinistra, accanto invece alla presenza di oggetti chiaramente di produzione locale, cioè questo tipo di ceramica da mensa e da cucina, che era caratterizzata spesso e volentieri dalla presenza di queste striature in bruno, in rosso bruno, e la cosiddetta ceramica a bande rosse, che è una delle ceramiche più tipiche della fine dell'antichità e che ha dato luogo a tutta quanta una serie di produzioni che sono state accuratamente tipizzate da Don Pietro. Il sito di Santa Restituta chiaramente è quello che ha messo in luce la maggiore diversità di oggetti, quindi la presenza, per esempio, di arredi scultorei che facevano parte della chiesa, e che naturalmente dà con chiarezza la prova della presenza di una chiesa, così come lo dà ovviamente il resto di pitture che sono state rinvenute a contatto con i muri. Poi alcuni oggetti molto particolari, come questa matrice che probabilmente era utilizzata per la produzione delle bratte, cioè di dischi in metallo dorato, che venivano quindi martellati al di sopra di matrici di questo tipo per poi assumere una determinata forma. Erano delle lamine molto sottili che venivano quindi lavorate proprio utilizzando queste matrici come negativo su cui andare a imprimere, diciamo, la forma che si desiderava. Questo tipo di oggetto è stato trovato a Roma,
analogamente, proprio in quel sito della Cripta Balbi che tu ricordavi e che è stato giustamente evocato dal collega Fabio Pagano, perché per chi non lo sapesse, il sito della Cripta Balbi, che si trova a Via delle Botteghe Oscure, dietro Piazza Venezia, dove poi è stato aperto dal 2000 in poi il Museo della Roma, della Roma Alto Medievale, quindi un museo nuovissimo nella storia della museologia romana, ha portato alla luce un orizzonte relativo allo stesso periodo di cui si è appunto rivelata così generosa di dettagli l'esplorazione di Santa Restituta, cioè questi secoli a cavallo tra l'antichità e il Medioevo. Praticamente attraverso gli scavi della Cripta Balbi noi abbiamo trovato la possibilità di raccontare un'intera parte della storia di Roma. Così attraverso gli scavi di Santa Restituta possiamo raccontare la stessa storia per Napoli, perché poi fondamentalmente Ischia riflette quello che era Napoli, quello che era tutta la zona flegrea, e qui lo possiamo fare con una abbondanza di dettagli che, come vedete, la quantità immane di oggetti che sono stati recuperati da Don Pietro, ecco, voglio sottolineare i frammenti di ceramica che lui ha recuperato, dando rispetto a ciascuno di essi, e che adesso io mi auguro possano anche essere sottoposti ad una razionale e sistematica campagna di restauri e di ricomposizioni, perché questo tipo di materiali merita di essere ulteriormente messo in evidenza per il valore storico che ha, per le storie che può raccontare. Quindi io credo che ci troviamo di fronte ad un potenziale che il lavoro di Don Pietro ha lasciato, diciamo, dietro le spalle, a cui dobbiamo ancora dare giustizia nel modo adeguato. Infatti volevo sottolineare proprio questo: quando Don Pietro ha rinvenuto questi materiali era un pioniere. Oggi abbiamo invece una conoscenza del territorio campano sicuramente molto più dettagliata. Soprattutto i recenti scavi della metropolitana di Napoli hanno restituito una quantità di materiali tardo antichi, alto medievali notevole, e che quindi diventano anche un termine di confronto. Gli stessi rinvenimenti rinvenuti a Miseno, intorno a Pozzuoli, sono ovviamente fondamentali nella ricostruzione della circolazione delle produzioni all'interno del Golfo Neapolitano, e quindi chiaramente il nostro materiale acquista ovviamente ancora più valore, perché è termine di confronto con le recentissime scoperte. Allora, concludendo, Federico, sicuramente Santa Restituta è un sito straordinario, questo lo ripeto quasi, Lucia insomma lo sa, lo racconto sempre, perché ovviamente è un sito straordinario che consente veramente di fare un racconto a 360 gradi della storia dell'isola di Ischia. Insomma, stiamo dando via una serie di progetti, come giustamente tu dicevi, di studio dei materiali, e ovviamente acquista ancora più importanza alla luce delle scoperte cui facevo riferimento. Quindi, volendo chiudere, prima di aspettare magari possibili domande, vediamo un attimo in chat che cosa c'è stato chiesto, perché ovviamente vediamo un attimino, concludendo insomma io... Sì, in effetti abbiamo diversi amici in collegamento, chiaramente salutano tutti il professor Marazzi, anche te Mariangela, e tra gli amici c'è il professor Vincenzo Di Meglio, che chiaramente saluta il professore e dice, domanda al professor Marazzi, ci può raccontare come Don Pietro e Giorgio Buchner gli diedero le giuste informazioni per studiare Vivara? E qui domanda l'importanza della Vivara micenea. Ecco, questa è una domanda. Una domanda che dovrebbe essere fatta a mio fratello, ma non a me. Non posso rispondere al suo posto, perché lui è quello che ha studiato queste cose anche grazie agli input che gli furono dati, in questo caso soprattutto da Giorgio Buchner, che io ricordo benissimo, insomma, che si incontrava appunto ogni anno, ma anche da Don Pietro, perché anche Don Pietro fece il suo, diciamo, in tutta quella situazione. Quindi ecco, non posso rispondere perché non è il mio campo, se non per dire che indubbiamente la funzione che questi archeologi di una passata generazione, diciamo nati all'inizio del Novecento, hanno avuto per veramente
creare l'archeologia di Ischia, diciamolo chiaramente, questo è il merito che essi hanno avuto. Noi oggi non staremmo qui a parlare se non avessimo la loro, diciamo, storia alle spalle. Quindi io ripeto, su questo mi metto sempre nella giusta posizione, cioè quella di riconoscere e storicizzare ogni cosa, perché ogni fase della ricerca ha una sua parabola. Noi oggi stiamo conducendo la nostra, e tra l'altro voglio dire che grazie proprio a questo enorme materiale che è stato salvato, perché è il caso di dirlo, salvato dalla sensibilità di Don Pietro, noi oggi possiamo per esempio immaginare, e questo voglio ricordare, un progetto che ha avviato il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con il suo direttore, il dottor Giulierini, che voglio ringraziare in questa circostanza, che è un progetto appunto di portare a Napoli per esempio un grande evento che abbia al centro la civiltà e la storia di Bisanzio, e questo, all'interno di questo evento, il materiale ischitano dovrebbe svolgere una funzione centrale per raccontare Napoli in quella fase storica, raccontare il Golfo in quella fase storica. Quindi noi vogliamo proprio riportare, come dire, il materiale ischitano nella dimensione che gli è propria, cioè quella di grande testimone di una fase storica che attraverso di esso può essere conosciuta in modo assolutamente esemplare. Quindi io proprio anche su questo devo veramente rivolgere il mio ringraziamento alla diocesi di Ischia, a Sua Eccellenza il Vescovo, a Don Emanuele Monte, che è il responsabile dell'ufficio beni culturali, ma anche alle amiche Mariangela Catuogno e Maria Lauro, con cui stiamo costruendo questa analisi dei materiali ischitani, tardantini e bizantini, che ha dovuto purtroppo scontare una battuta d'arresto a causa di tutta il pandemonio che è successo in queste ultime settimane, ma insomma so che Mariangela e Maria non si sono fermate, quindi riprenderemo anche a lavorare insieme da questo punto di vista. Io sono convinto che avremo grandi soddisfazioni dalla visione con gli occhi di oggi di qualcosa che un occhio così sensibile che ha operato in un passato prossimo ha permesso di consegnare al presente. Bellissimo, veramente grazie. Io devo dire, chiudiamo in genere i nostri appuntamenti con una domanda ai nostri ospiti, è una domanda che in questo caso arriva proprio in maniera opportuna, perché in effetti oggi la Biblioteca Antoniana contiene tutti i materiali consultati, studiati da Don Pietro, prodotti anche attraverso appunti, e per cui siccome ricorrono gli 80 anni della Biblioteca Antoniana, è nostra consuetudine chiudere i nostri appuntamenti con una domanda ai nostri ospiti, che è relativa al rapporto con la biblioteca. Cosa rappresenta per voi una biblioteca? Ecco, quindi Mariangela, passo subito la parola a te, se vuoi condividere con noi questo tuo pensiero rispetto alla biblioteca. Ovviamente per un archeologo la biblioteca è un luogo fondamentale, parte tutto da lì, e ovviamente in sinergia, nel caso mio, con lo studio dei materiali. Per me i libri sono dei compagni che accompagnano spesso le mie ore che dedico a me stessa, e quindi in particolare però la Biblioteca Antoniana è nel mio cuore, perché ovviamente da tempo ne fruisco, ma soprattutto ecco, abbiamo dato via tanti appuntamenti che in qualche modo insomma mi legano fortemente a questa struttura, e insomma devo dire che la padrona di casa fa sentire a casa. Grazie. Professore, il suo rapporto con le biblioteche in genere, con il valore che attribuisce a questi luoghi oggi, anche in relazione alle trasformazioni in corso? Ecco, io ho per scontato quello che ha già detto Mariangela, insomma ovviamente per il mestiere che facciamo viviamo mezzo ai libri, ed è un piacere proprio incardinato nella nostra stessa natura, quella ovviamente di spulciare, curiosare, approfondire, ragionare su quello che troviamo nei libri. Io devo dire che sono stato molto viziato quando ho studiato, perché avevo avuto la fortuna, stando a Roma, di poter frequentare le più belle biblioteche archeologiche che ci siano in Italia, che devo dire sfortunatamente sono tutte biblioteche estere, stando a Roma, perché sono le biblioteche delle accademie estere che hanno
ha avuto via via sviluppo nella città di Roma, come lo Jean Berard a Napoli. A Roma c'è la biblioteca dell'École Française, della British School, del Deutsches Archäologisches Historisches Institut, la biblioteca norvegese, e via cantando, quella spagnola, insomma. E devo dire, gli studiosi italiani purtroppo vanno presso quelle biblioteche per studiare, perché le biblioteche italiane non hanno nessuna la qualità di essere una biblioteca di ricerca, dove tu vai e puoi a scaffale prendere quello che ti serve, perché quando studi per fare ricerca non è che leggi un libro, hai bisogno di connettere il pensiero, quindi di andare immediatamente verso varie cose che ti possono servire. E io da questo punto di vista ho cercato poi di replicare nel mio piccolo, ovviamente, la stessa idea, tant'è vero che io vi parlo da una biblioteca. Io vivo nel Matese, quindi vivo nella zona, una delle zone più belle secondo me della Campania interna. Vivo in particolare appunto proprio ai piedi del Matese, e il comune di San Potito Sannitico, molto generosamente attraverso il suo sindaco, che voglio ringraziare in questa circostanza pubblicamente, ha messo a disposizione, non mia personale, ma della mia università, una sede all'interno di un nuovo plesso scolastico che è stato realizzato qualche anno fa, affinché io potessi collocare in questa sede tutto l'archivio delle missioni archeologiche che l'Orsola Benincasa ha seguito negli ultimi 20 anni riguardo il Medioevo, tanto per dirne una, l'archivio di tutti gli scavi di San Vincenzo al Volturno che noi abbiamo seguito, anche di tanti altri siti, e io ho depositato qui la mia personale biblioteca, che è di circa 15.000 volumi, tutti quanti dedicati all'archeologia e alla storia del Medioevo, che è una biblioteca aperta e consultabile. Quindi io ho già messo, come dire, ho fatto in vita già quello che secondo me è giusto che si faccia, perché i libri devono stare dove si leggono, e quindi di conseguenza questa biblioteca, che è stata regolarmente anche inventariata e catalogata, è una biblioteca fruibile per chi sia intenzionato a seguire una tesi di laurea, una tesi di specializzazione, e a farla appunto sulle materie di cui mi occupo io. Quindi per me è la normale dimensione della vita stare in mezzo ai libri, ed è una cosa che mi piace molto, e devo dire, questo, anche se oggi è possibile farlo in un posto appunto lontano dalle grandi città, grazie a internet che ci permette di avere tante risorse in rete, e quindi anche tante pubblicazioni in formato digitale, non ha però secondo me assolutamente decretato la fine del libro cartaceo, che è uno strumento su cui si studia con più piacere, e questo lo vedo fare anche a persone assai più giovani di me, che in teoria sono già ampiamente dei nativi digitali. Quindi chi pensava che queste trasformazioni avrebbero condannato qualcosa a scapito di un'altra, secondo me non ha tenuto conto invece che la carta, questa invenzione del volumen, diciamo, del codex, anzi non del volume, del codex, che fu appunto compiuta proprio in epoca tardo antica, tra l'altro noi ci dimentichiamo che l'invenzione del libro come lo conosciamo è un portato della tarda antichità romana, ha tranquillamente superato la crisi di crescenza derivante dal suo incontro con internet. Quindi sono due dimensioni che vivono armonicamente insieme, secondo me. Assolutamente. Beh, io vi ringrazio veramente di cuore. Tra l'altro, attraverso la chat mi accorgo veramente di tanti amici che in qualche modo vi ringraziano per il vostro intervento. Il professor Marazzi, ce ne sono tantissimi di amici che la salutano, e vorrei mandarli tutti sul video, ma in verità, ecco, ecco ancora, volevo mostrarvi, insomma, veramente. Saluti a tutti e ricambio a tra tutti. Ah, Alessandra è stata una mia sì. Eva anche, quindi la conosco sì. Bene e la apprezzo molto per tutto quello che fa, insomma, quindi sì. Infatti, mi fa piacere. Sì, Gianluca Castagna anche con noi, proprio tanti tanti amici, veramente. La Ischia, ripeto, sono legato alla vostra isola, come vi ho ampiamente spiegato, per ragioni anche più profonde, insomma, quindi sì. Mi fa piacere incontrarvi. Naturalmente, però, io chiuderei con questo appuntamento con un invito, quindi qui alla Biblioteca Antoniana, appena le condizioni ce lo permettono, ecco, anche per mostrarle dove noi abbiamo collocato i volumi di Don Pietro, e quindi qual è lo sforzo della biblioteca, anche perché permanga, diciamo, sempre la memoria dello sforzo e dell'impegno di quest'uomo. Ma soprattutto, ecco,
continueremo, come abbiamo sempre fatto con Maria Angela Catuogno, diciamo, in un processo di sensibilizzazione della comunità locale, diciamo, a quello che è il valore del patrimonio culturale di cui siamo custodi oggi. Quindi veramente grazie di cuore per averci dato un aiuto in questo senso, e sono certa che vi saranno anche ancora altre occasioni. Quindi io... Grazie anche per avermi accompagnato in questa chiacchierata e grazie a Grazie. lei naturalmente ancora per l'invito. Maria Angela, infatti un ringraziamento anche da parte mia, ci sono tante cose che rimangono ancora aperte sulle quali avremo occasione di poter continuare. Un grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti, il nostro Maggio dei Libri in verità diciamo si chiude per il maggio, ma in verità dura ancora perché il Centro per il Libro e la Lettura l'ha prorogato fino ad ottobre, quindi ci sarà un cartellone di attività che proseguirà nei mesi a seguire. Quindi a breve arriveremo con il nostro calendario delle manifestazioni. Un saluto a tutti e grazie ancora per averci seguiti e per essere Buonasera stati con noi. a tutti. Saluti a tutti e Arrivederci. grazie a tutti.